Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Stuzzolini e in questo video parlerò della coltivazione della teresina. La teresina è una pianta grassa molto rustica, molto bella, è una pianta antica, molti di voi sicuramente la ricorderanno sul balcone delle proprie nonne. Il nome scientifico è Sedum sieboldi ed è conosciuto anche con il nome di erba di Santa Teresa. Iniziamo subito dall'esposizione della teresina. La teresina è una pianta d'esterno che necessita di molta luce. Adesso, al sud Italia, specialmente a luglio-agosto, è consigliato un'esposizione in penombra per evitare scottature alle foglie, mentre al nord Italia possiamo anche azzardare e quindi mettere la nostra pianta in pieno sole. Riguardo alla temperatura di coltivazione, continuo nel dire che è una pianta molto rustica, quindi non ha problemi riguardanti la temperatura massima, mentre per quanto riguarda la temperatura minima è anche molto resistente, infatti resiste a diversi gradi sotto lo zero. La pianta resiste a diversi gradi sotto lo zero per via del fatto che in inverno, quando fa troppo freddo, la parte epigea, quindi la parte che sta fuori dal terriccio, secca completamente, quindi le foglie cadono e muoiono e rimane solamente la radice sottoterra. Quindi, anche se andate a diversi gradi sotto lo zero, la pianta sembra morta perché non c'è la porzione epigea, quindi i rami e le foglie, però in realtà sottoterra è ancora viva, quindi le radici sono ancora ricche di sostanze di riserva che, con i primi caldi e il primo sole, aiuteranno la pianta a rivegetare. Per quanto riguarda l'annaffiatura della teresina, è una pianta molto molto resistente alla siccità, quindi un consiglio che vi do per capire quando annaffiare la teresina è quello di infilare un dito nel terriccio. Se il terriccio è secco potete annaffiare la teresina, se il terriccio è umido non dovete annaffiare la teresina e se il terriccio è zuppo d'acqua dovete trovare un metodo per far sgrondare l'acqua in eccesso. Quindi, se coltivate la teresina con il sottovaso, è importante non lasciare mai acqua stagnante nel sottovaso perché potrebbe portare la pianta a marciume radicale. La teresina è veramente complicata da far morire per mancanza d'acqua, mentre è molto più semplice farla morire per ristagno idrico. Quindi, se siete in dubbio riguardo il fatto di annaffiare o non annaffiare la teresina, è meglio non annaffiarla. Comunque, il metodo principale è sempre quello di infilare un dito nel terriccio. Se secco, potete annaffiare. Quanta acqua darà la teresina? Il metodo giusto per annaffiare la pianta è quello di bagnare completamente la zolla, quindi dovete completamente inzuppare la zolla. Quindi annaffiare molto abbondantemente per quanto riguarda la quantità di acqua, ma raramente. Parliamo ora della concimazione della teresina. La teresina non ha particolari esigenze per quanto riguarda la concimazione, sicuramente cresce in maniera più veloce, in maniera più intensa, se nel terreno è presente un po' di sostanza organica. Quindi, quando andate a travasare la teresina oppure l'andate a mettere in piena terra, magari potete arricchire il terriccio con un po' di concime organico, letame maturo o stallatico. Se volete aiutare la vostra teresina a crescere più bella, potete utilizzare un concime liquido per piante grasse, un concime specifico molto buono. Se volete, potete acquistarlo dal mio sito, lascerò il link in descrizione. Una cosa molto apprezzata della teresina è sicuramente la sua fioritura. Infatti, la teresina fiorisce in periodo autunnale. Riguardo invece la propagazione della teresina e quindi la riproduzione, è una pianta molto semplice da propagare in periodo primaverile estivo, infatti basterà tagliare un rametto di teresina con delle cesoie affilate, disinfettate e infilare il rametto, che prende il nome di talea, in terriccio soffice ben drenato. Successivamente dovete lasciarlo all'ombra e in una posizione e mantenere sempre il terriccio umido, in qualche settimana dovrebbe radicare. Invece, per quanto riguarda il terriccio giusto per la coltivazione della teresina, è sicuramente un terriccio drenante, soffice, leggero, quindi un terriccio che permette all'acqua di sgrondare rapidamente. Questo perché ricordiamo ancora una volta che la teresina è molto resistente alla siccità e invece è molto più semplice muoia per ristagno idrico, quindi quando il terriccio è molto, molto leggero, insomma, l'acqua sgronda rapidamente. Se volete alleggerire il vostro terriccio potete aggiungere della sabbia di fiumo, dell'argilla espansa, della pomice, insomma ogni inerte che permette al terriccio di avere più areazione e quindi di far sgrondare l'acqua più rapidamente. Il video sulla coltivazione della teresina finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace e iscriverti al canale e se hai qualche domanda da pormi puoi farlo nei commenti.